Presidente, allora, noi questo emendamento voteremo a favore e vorrei comunque spiegare un pochino di ragioni per cui si è arrivati alla presentazione di questo emendamento. Allora, da un documento che è stato presentato da AMA abbiamo visto che le tariffe cimiteriali, tutte le entrate stanno subendo delle riduzioni. Dunque, la questione è questa: le persone stanno aumentando le cremazioni. Già dal 2001 al 2015 siamo passati da circa 3.000 cremazioni a circa 14.000 cremazioni. Stanno diminuendo le tumulazioni. Per cui si è pensato con questo emendamento di aumentare il prezzo delle cremazioni, questo per renderlo più in linea con i prezzi che ci sono, le tariffe che ci sono in giro per l'Italia, perché Roma aveva delle tariffe più basse della media di tutta Italia. E dunque noi la stiamo adeguando. Questa operazione è coincisa anche con una. Consiglieri, silenzio. Silenzio anche in aula, per favore. Consigliere Politi, la richiamo. È coinciso anche con una diminuzione delle tariffe delle tumulazioni ai quarti e quinti loculi. Allora, da un'analisi effettuata da AMA, noi avremo un aumento delle entrate con queste tariffe di circa 2 milioni e 3 e una diminuzione delle entrate per circa 600 mila euro. Questo per cercare di ovviamente far sì che il bilancio possa riandare in pareggio, per cui comunque il nostro voto è favorevole. Grazie consigliere Di Palma, ci sono interventi in dichiarazione di voto. Il consigliere Cozzo, li prego consigliere.